L'identità del bellunese è incisa nelle profondità delle sue valli. Microcosmi diversi, accomunati per secoli da uno stesso destino. Integrare le magre risorse di un'economia di montagna, cercando altrove nuove opportunità. Decenni di partenze e di ritorni hanno scandito i cicli delle migrazioni temporanea e stagionale. Uomini e donne hanno condiviso questa faticosa necessità. Erano Ciode e Ciodette, le giovani e i bambini comprati nel mercato di Trento e sfruttati nei lavori agricoli e domestici nelle estati del Tirol. Erano i transumanti di Lamon, lungo i tratturi, al seguito delle greggi. Erano balie, strappate ai propri figli e sradicate dai propri paesi. Erano ambulanti e mercanti, che attraversavano le pianure del Friuli, del Veneto, della Lombardia, o si spingevano verso le ricche città della Mitteleuropa. Erano careghete, i seggiolai a Gordini, costituiti in associazione a Bologna già a partire dal XVIII secolo. Erano carpentieri e manovali, impegnati nelle grandi opere promosse nell'Europa centro-orientale. Poi, nella seconda metà dell'Ottocento, sono iniziati gli anni della grande emigrazione, quella definitiva. Dal 1876 al 1900, quasi 1.400.000 veneti hanno lasciato la propria terra. Moltissimi bellunesi, diretti per lo più verso le nuove città e le grandi pianure agricole degli Stati Uniti, dell'Argentina, del Brasile. Il nuovo secolo non mutò gli orizzonti, con il bellunese stretto tra il fronte del Piave e il fronte dolomitico durante la Prima Guerra Mondiale. Distruzioni, miseria, catastrofi provarono la provincia fino agli anni 60 del Novecento. Si continuava a partire, in Nord America, in America Latina, in Australia, in Europa. Generazioni di bellunesi affermavano nel mondo quei valori di onestà, di intraprendenza, di operosità, ereditati dalle proprie montagne, contribuendo con il proprio lavoro e con la propria creatività al progresso dei paesi ospiti e onorando la terra d'origine. Ai piedi delle Dolomiti, intanto, si svuotavano i paesi e le valli. Eppure, note alte di bellezza e rintocchi di speranza hanno mantenuto unito e vivo il mosaico di questa straordinaria civiltà. Tra la foresta del Cansiglio e il lago di Santa Croce, l'Alpago è la porta d'oriente del bellunese. Terra di arrivi, di congedi, di passaggi. Qui, in tempi remoti, si è stabilita una comunità di cimbri e qui la Repubblica di Venezia ha gestito per il suo arsenale il Bosco d'Areme di San Marco, destinato a diventare la seconda foresta demaniale più estesa d'Italia. Per secoli, boscaioli, carbonai, pastori sono stati i mestieri di un'economia di sussistenza che ha spinto intere generazioni a cercare fortuna altrove, lontano da questa vasta conca accarezzata dal sole e dal vento e oggi dalle nuove opportunità di un turismo sostenibile. Arroccata sul Piave, con la schiara che incornicia lo slanciato campanile iovariano del Duomo di San Martino, Belluno è una piccola capitale delle Alpi. Piazze medievali, quinte rinascimentali e barocche, vicoli selciati, fontane scolpite, antiche porte, palazzi carichi di storia, chiostri segreti, discrete chiese che racchiudono tesori d'arte e di fede, testimonianze di quella religiosità che appartiene ai sentimenti più profondi di questa terra. Ovunque segni eleganti che parlano con voce sommessa e misteriosa.
quella stessa voce che accompagna le storie del bellunese Dino Buzzati, autore di pagine immortali della letteratura del Novecento. Intorno, scorci di paesaggio intensi e pittoreschi e una valle serena e ariosa che si dilata verso gli orizzonti feltrini. Sentinella occidentale della Val Belluna, Feltre è tra i gioielli del Rinascimento italiano. Una misurata trama urbanistica che culmina in Piazza Maggiore, dove si fronteggiano le statue dei suoi grandi umanisti: Panfilo Castaldi, pioniere della stampa, e Vittorino da Feltre, pedagogo. L'arte a Feltre ha radici lontane, come testimonia il cuore romanico del santuario con le reliquie dei santi Vittore e Corona, monumento della spiritualità e della fede. Eppure, nelle sue valli prealpine, il Feltrino ha conosciuto l'abbandono e lo spopolamento. Le case rurali di Fastro e Fonzaso, i paesini sparsi della Valle di Seren, ricordano le partenze di migliaia di persone. Arsie e Lamont sono i comuni del Veneto che hanno pagato il tributo più alto all'emigrazione. Qui, l'ultimo scorcio di Ottocento ha visto interi paesi trasferirsi nel Rio Grande do Sul. Un'epopea rimasta nei nomi di località brasiliane come Anarec, in ricordo dell'osteria di Anarec Paoletti, vedova emigrata da Prendipe d'Avena nel 1876. Più a est, a San Gregorio nelle Alpi, la Via delle Lampade Spente è un toccante monumento al lavoro e al sacrificio dei minatori. Un'altra storia di bellunesi e di migranti. Lungo la forra del Cordevole, le rovine del centro minerario della Val Imperina accompagnano l'accesso al Lagordino. Quelle che furono le più importanti miniere di rame d'Europa ricordano oggi una storica vocazione di Agordo. Qui soggiornarono il mineralogista Friedrich Mohs e il geologo Déodat de Dolomier, padre delle Dolomiti. E qui l'istituto minerario Folladore ha formato generazioni di tecnici apprezzati in tutto il mondo. Oltre, si apre il cuore delle Dolomiti con i suoi simboli, la regina Marmolada e l'immane parete nord della Civetta, mito dell'alpinismo eroico. A fondovalle, in un impercettibile ascendere da mondo veneto a mondo ladino, graziosi centri parlano di turismo, conservando testimonianze storiche e scorci gentili di architettura spontanea. Una montagna classica rinomata, dove si incastonano perle preziose, come Alleghe e il suo lago dominato dalla Civetta, o come Sottoguda e Malga Ciapela, avamposti verso la parete sud della Marmolada. In alto, una bellezza assoluta, rarefatta e spirituale, colta da Giovanni Paolo II a Punta Rocca, impressa nel sorriso di Giovanni Paolo I, il bellunese Albino Luciani, nato a Canale d'Agordo, figlio di emigranti. Longarone, bivio dello spazio e del tempo. Qui il disastro del Vajont ha accelerato i cambiamenti economici e sociali. E qui si incontrano la Valle del Piave e la Val di Zoldo. Stretta lungo la strada di Alemagna, oggi percorsa da passaggi veloci, ieri laboriosa, con i suoi commerci di transito, la Valle del Piave testimonia i suoi mestieri estinti nei musei locali. Gli scalpellini di Castellavazzo,
che hanno lasciato il segno della loro maestria in tutto il mondo. Gli zattieri di Codissago, impegnati nella fluidazione del legname verso Venezia e ricercati per la loro capacità nei paesi danubiani. Nell'Ongaronese è cominciato nell'Ottocento uno dei capitoli più commoventi dell'emigrazione bellunese, quello di Plostine, in Croazia, che ospita una comunità capace di conservare ancora oggi il dialetto della terra d'origine antico più di un secolo. Impervia, improvvisamente meravigliosa, consacrata solo di recente ai miti del turismo, la Val di Zoldo mantiene e valorizza la sua identità, con i tabià e le case rurali sposate a un sereno paesaggio. Scomparsi gli antichi forni metallurgici, sopravvive e prospera quell'antica e prestigiosa tradizione del gelato che gli zoldani hanno trapiantato ovunque con successo, dall'Europa all'America Latina al Giappone, e che viene celebrata ogni anno nella Mostra Internazionale del Gelato di Longarone. Gelato, un inarrivabile sapore di montagna, puro come l'acqua e l'aria, tra la civetta e il pelmo. Valle del Boite. Centro Cadore, Comelico, Pieve di Cadore, Auronzo, Misurina, Pelmo, Cristallo, Tofane, Tre Cime di Lavaredo. Nomi mitici, crode di corallo che coronano la conca di Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti. Una natura incomparabile, una storia e una cultura uniche, tradizioni secolari di democrazia, regole e magnifiche comunità, intrecci di lingue e di dialetti, il veneto, il ladino, il friulano, la parlata germanofona di Sappada, una terra che racconta di lavoro, i gelatieri della Valle del Boite, gli occhialai del Centro Cadore, protagonisti di una grande storia industriale. Gente andata per il mondo, con mestieri nelle mani, nella mente, nel cuore. Come Tiziano Vecellio, nato a Pieve di Cadore, maestro veneto del colore e imprenditore nell'Europa del Rinascimento, precursore di quella mobilità professionale che ancora oggi continua ad essere un'importante scelta di vita per molti bellunesi.